Bentornati in un nuovo gameplay dell'angolo del game. Bentornati in Carcassonne e nelle sue espansioni. Oggi giocheremo con mercianti costruttori che aggiunge nuove tessere, aggiunge anche il costruttore, come andremo a scoprire. E in più ci sarà il commercio di tre tipologie di cose. Si può notare che sta usando la tessera iniziale, cosa che non faceva quando... Cioè, quando non registro metto una tessera a caso, quando registro metto quella richiesta dalle regole. La modalità costruttore, commercianti e costruttori include queste tessere particolari, a forma di tre, sono sei lati. Si tratta di tre tipi di oggetti che si acquisiranno dalle città completate. L'ultimo che mette una tessera per chiudere una città riceve gli eventuali prodotti, che possono essere questo, che è la stoffa, poi ci sono i cereali e un altro tipo di il vino. Allora, vediamo un po'. Proviamo a costruire la città. In più c'è la modalità costruttori, che è questa, che con la pedina costruttore che si aggiunge in un luogo in cui si sta costruendo, può essere una strada, può essere una città, e ogni volta che si aggiungerà poi una tessera o a quel posto in cui è presente un costruttore, si giocherà un secondo turno. E c'è anche il maiale, che permette di far valere ogni città completata e in cui è presente sia il meeple contadino sia il meeple maiale, 4 punti invece di 3. Ma andremo a scoprire un po' tutto. Questa città anche produce tanto, e qui ci mette un costruttore. Dal prossimo turno, ogni volta che aggiungerò una tessera qui, potrò giocare un secondo turno. Inoltre, una volta completata la città, oltre a ricevere i prodotti indicati, ricevo indietro sia il meeple presente, sia il costruttore. E adesso vedrete che cosa succede. Quindi qui io direi che puoi aggiungere tutti e tre i prodotti. Un altro turno. Turno doppio e metto questo di qui, un viandante da questa parte, e andiamo a vedere cosa fa l'avversario. Vai, naturalmente turno doppio e posso chiudere la città. Della città, quindi di ciascuna delle tre risorse o di delle singole risorse, prende 10 punti. In caso di parità, entrambi i giocatori prendono 10 punti. Non posso mettere il maiale. Perché? Ah sì che posso. Eccolo qua. 4 punti sono già giudicati. Ma sì, dai, lo metto. Poi, metto questo di qua.
detto questo. Il costruttore non si mette sui campi o sul castello, visto che hanno, sono cose differenti. Sbaglio o mi ha chiuso la città che stavo costruendo io? Neanche mi sono accorto. Posso rivedere? Com'era? Non c'era un modo per rivedere? No, va bene. Via Dante, viandante. Si è ripreso il costruttore naturalmente. Vediamo. E posso mettere un costruttore sulla strada. Come aggiungerò pezzi alla strada che continuerà anche da questa parte, perché c'è il ponte. Oh, c'è un altro monastero. Però la città è completata, quel ponte considerato. Ah, sì, perché c'è. Da qui iniziava la strada. E qui chiude, ok. Perfetto. Interessante. Inizia a prendere risorse anche l'avversario. E uno di qua. Turno doppio. No, più meeple disponibili. Questo mi serve qui per riavere il meeple indietro e insieme a 9 punti.
Se una città al termine della partita non sarà completata, le eventuali risorse non saranno assegnate a nessuno. Contadino ci sta, perché ho almeno due città complete, sì. Aia, non mi ero accorto. Non posso più completare queste 9 caselle. Questa è stata mia la colpa.
No, il mio avversario ha preso tutte le risorse che di questa città. E prendiamo 42 punti entrambi. Ma purtroppo si è preso tutte le risorse, quindi sono 30 punti aggiuntivi. Siamo verso la fine di questa partita. Un bravo costruttore. E... turno doppio. E chiudiamo di qua. Non si può più chiudere questa città né da una parte né dall'altra, ma va bene anche così. Chi lo raggiunge più? Prima ho messo il Mippo su questa strada per errore. E subito 9 punti. Vabbè, strada. Fine della partita, vediamo che succede. Una grandissima sconfitta. 30 punti solo di risorse. Strade, monasteri. 8 punti, sapevo che c'erano. Ma io sono subito 7. 7. Merci. Ah, come stoffa è 10 ciascuno. Campi. Il costruttore ha stravinto, possiamo dire. Forse non ero io concentrato. Guardate, con le strade sono andato male. Con i monasteri leggermente. E con i campi. Grazie al maiale. Tutto il resto è andato al mio avversario. Ok, finiamo qui. La prossima volta proveremo un'altra espansione, che sarà la principessa e il drago. Quindi chiudiamo qui la puntata. Ci vediamo la prossima volta. Ciao a tutti.